Allora, bentornati a Uno Mattina. Adesso torniamo a fare il punto sul maltempo, maltempo che ha colpito soprattutto il nord-ovest, Liguria e Piemonte, però l'ondata di pioggia non si arresta. Oggi è allerta gialla, l'abbiamo sentito, in 6 regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Puglia. E intanto il governo promette nuovi investimenti per la cura del territorio. Questione di cui parliamo spesso, della fragilità del nostro territorio messo a dura prova proprio dal maltempo. E allora di tutto questo ne parliamo con Claudia Adamo, fisica dell'atmosfera di Rai Pubblica Utilità. Grazie per essere con noi, per essere Buongiorno. Tornata Claudia. Abbiamo visto anche dalle previsioni del tempo che ci sono state illustrate prima che insomma a nord-ovest in qualche modo la situazione torna progressivamente alla normalità, ma al tempo che si sposta a sud, che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché insomma prima Carlotta Ricci dall'Imperiese ci raccontava con un suo ospite che in meno di 24 ore cadono in quel territorio 500 millilitri di acqua, di pioggia, che significa un impatto col territorio già fragile, come spiegava Marco Frittella, devastante. Sì, la situazione è esattamente questa, il quadro è completo, tantissima precipitazione, tutta insieme, diciamo che in questo momento che stiamo vivendo di cambiamento climatico, in generale la quantità di precipitazione non cambia sul territorio, ma si sono diminuiti tantissimo i giorni di pioggia, quindi quando piove, piove molto più intensamente, questo è il quadro, quindi questa ormai è la tendenza. D'altra parte quello che possiamo aspettarci è un cambiamento da parte nostra, quindi dobbiamo intanto fermare il riscaldamento globale con, sappiamo, diciamo, delle prese importanti di decisioni in questo senso. Quindi noi continuiamo vasto a riscaldare. Vasto programma, direbbe De Gaulle. Esattamente, cioè un vasto programma, quindi non parlare nel piccolo, ma dall'altra parte dobbiamo abituarci, quindi dobbiamo essere resilienti, quindi dobbiamo stare molto più attenti alle allerte meteo e dobbiamo quelle della protezione civile e dobbiamo manutenere tantissimo il nostro territorio, perché il problema è che quando 500 mm di pioggia cadono in una zona che non è preparata perché appunto i torrenti non sono stati sgombrati, puliti, e allora succede quello che vediamo dalle immagini. Ecco, come dire, confrontarsi con questi quadri devastanti, no? Pochi giorni di pioggia, tutti concentrati sostanzialmente, quindi arriva più quantità di pioggia e che insomma evidentemente creano poi quello che ci tocca raccontare. Però non solo non serve all'agricoltura, ma la danneggia. Esatto. Perché la danneggia non solo, ma gli agricoltori magari si trovano a doversi riadattare. Però ecco, quanto c'entra in tutto questo anche quello che ha a che vedere con le nostre abitudini personali? Perché insomma, quando parliamo di cambiamenti climatici, secondo me troppo poco chiamiamo in causa i comportamenti individuali. Cioè affinché avvenga un cambiamento climatico bisogna che sì, ci siano degli investimenti, ma che soprattutto si parta da noi. Cambiare, per esempio, le nostre abitudini quotidiane. Nel consumo. Sì, nel consumo, nel modo di fare energia, nei trasporti, da 2/5 a 3/5 diciamo, del riscaldamento globale e quindi delle emissioni è dovuto proprio al comportamento dei singoli. Quindi se da una parte è necessaria una presa di coscienza da parte dei governi, quindi tutti insieme andare verso quelli che sono gli obiettivi delle COP che poi non vengono messi in atto purtroppo, però anche il singolo deve prendere coscienza del fatto che può assolutamente fare delle cose, ad esempio cambiare il modo di spostarsi, quindi i trasporti sono importantissimi e quindi andare verso una mobilità più sostenibile. E poi anche i consumi di energia, quindi dobbiamo pensare anche nel piccolo a avere dei consumi, lasciare accesa una luce, ad esempio, per esempio, inutile. No? E poi sono cose piccole, ma sì, che invece è un consumo, è una spesa economica, in realtà è una spesa per il pianeta, perché certo. Comunque certo. Quella viene prodotta e in qualche modo viene emesso in gas serra in modo inutile. La transizione energetica in realtà è già cominciata, però insomma deve essere incrementata. Adesso vediamo sui nostri schermi Carlotta Ricci, che è in collegamento con noi dall'Imperiese, dalle zone tra le più colpite dal maltempo, e le diamo subito la linea perché ci dia le ultime notizie da lì. Carlotta. Allora, continua purtroppo la conta dei corpi ritrovati. Ieri ne sono stati ritrovati altri 2, quindi siamo arrivati a 8. E 8 è il numero delle denunce di dispersi, tutti di nazionalità francese.
Uno di questi aveva uno zainetto con sé, quindi probabilmente sarà facile il riconoscimento. Dobbiamo dire che non ci sono denunce di scomparse per quanto riguarda cittadini di nazionalità italiana. Abbiamo detto che continua la conta dei danni, stanno iniziando già nel Levante, anch'esso martoriato dal maltempo. Qui invece sono ancora in corso i sopralluoghi, come sentivamo anche prima dal sindaco. Volevamo continuare a raccontarvi la storia di questo piccolo centro della Val d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, che ha subito questi danni immensi. Io spero che riusciate a vederlo lì in lontananza. Non abbiamo potuto avvicinarci per problemi di... Vedete quella struttura che è stata completamente sfondata praticamente dalla furia dell'acqua? Ebbene, lì dentro c'era un magazzino e con noi stamattina c'è Marco Gastaldi. Allora, signor Marco, buongiorno. Che cosa c'era lì all'interno e che cosa è successo? Noi abbiamo un negozio di mobili a Cosio e è successo che quando è uscito il fiume praticamente si è incanalato sulla strada qua vicino al magazzino, si è impuntata l'acqua là in fondo, ha sfondato la porta, è entrato dentro una quantità d'acqua enorme, ha sfondato il muro, diciamo, giù sul fiume, e la roba che avevamo dentro destinata alla consegna, i mobili, è finita nel fiume. È finita sotto, perché lo vedete, come abbiamo visto prima, forse adesso riusciamo a vederlo anche un po' meglio, passa proprio il torrente. Signor Marco, ha fatto una conta dei danni, di quanto può aver perso? La stiamo facendo, insomma, tra ieri e oggi, però insomma, abbiamo circa 30.000 euro, probabilmente ci arriviamo. Anche perché era tutta roba nuova destinata alla consegna. Quindi lo vedete, si stanno veramente ancora contando i danni e purtroppo siamo ancora all'inizio. Ricordiamo poi inoltre che ieri pomeriggio sono morti mentre cercavano di liberare la strada dagli alberi che la ostruivano, esatto, dai detriti, due operai di 42 e 47 anni, erano due cugini. Le dinamiche non sono ancora ben chiare, però sembra che con il mezzo siamo finiti nel sottostrada, purtroppo siamo stati schiacciati dal mezzo, ecco, quindi grazie Carlotta, continueremo naturalmente a mantenere le nostre telecamere accese, insomma, su tutto il territorio. Parlare di maltempo ma anche di dissesto idrogeologico è un dovere, oltre che, insomma, una questione relativamente alla cronaca.